DJ Chiama Italia. Paolo Nutini dal vivo su Radio DJ, questo era Candy. Come era il concerto di ieri sera? How was the concert in Venaria near Torino yesterday night? Oh, it's crazy. The fans were very enthusiastic. And where did you sleep? In Milano or in Turin? No, I slept in Milan. Ah, in Milano. Okay. So I started the day. Where was that? The beginning of the day. Some other country. Si ricorda l'inizio della giornata. Comunque, molto entusiasmo, dice ieri, molto affettuosa. Penso che la gente sia impazzita perché lui fa questa cover nuova. Lui ha rifatto anche il pezzo degli MGMT, Time to Pretend, ma ieri ha fatto Caruso di Lucio Dalla. Ah, bello. Yeah, yeah. You sing Caruso? Yeah. In Italian, you mean? Can you try to sing a little bit? I know it's very difficult. Io voglio il mare luccica e tira forti il vento. E vuole Sorrento. Se si dice la voce ricomincia il canto. Un uomo, un abbraccio, una ragazza dopo che aveva pianto. I don't know what it means, but it's nice. It's a love song. No, I'm joking. It's a beautiful song. One of my favorite songs. Yeah. Ed è un modo per riconciliarsi con le sue radici o sti cazzi, come dire? Per dire, ecco, poni la meglio. Is this a way to reconnect with your Italian roots or whatever? Just a good song. It's just a good song. Okay, vedi che era sti cazzi. You know, my grandfather played, my nonno, he used to play a lot of opera. He used to play all the aria, Puccini, Verdi. Il nonno suonava in casa, quindi gli faceva sentire un po' di queste melodie molto italiano. Ma tutta questa leggenda invece del Fish and Chips, poi alla fine è vera? Ci ha lavorato davvero lui o no? So did you really, for real, did you work at that Fish and Chips that your parents had made? A little while, I'll be better, not much. Un pochino ci ha lavorato. Ma i suoi hanno effettivamente un Fish and Chips, pare molto buono. Just enough to know what it means. Yeah. You know, just enough to know that. Ho lavorato abbastanza per capire che quello non era il lavoro che volevo fare. Avevano bisogno di lavoro, però probabilmente è sempre quel trattamento di favore, sai, quando lavori al bar dei tuoi, sì, insomma, gli orari che fai proprio tutto. Però, quello che come lavoro. Possiamo tradurre in italiano fish and chips? Cioè, che tipo di negozio è? Un fast food? Fish and chips is like an original fast food. I mean, it's not like a chain, but it's quick, you know? Like, it's quick. Well, a lot of when Italians went to Scotland at the time, they wanted to have their own business. They didn't want to work for anybody. So the only way they could do was quick. Fish and chips, ice cream. Cioè il primo lavoro che facevano gli italiani quando arrivavano. Sì, perché in realtà lo spirito dell'italiano era più indipendente, non volevano lavorare per nessuno, quindi si aprivano i loro negozi. Quindi gelato, fish and chips sono stati un po' gli affari, così i primi. Da lì invece a suonare, ad aprire il concerto dei Rolling Stones. Ah, and you also opened for the Rolling Stones, that's a while ago. And you also performed with the Rolling Stones. Yeah, one song. The Robert Johnson song? Yeah, Love in Vain. Love in Vain. Yeah, oh, it was fun. Funny night. Dove succedeva questo? Where was that? That was the Isle of Wight Festival. L'Isola di Wight, il festival dell'Isola di Wight. Isle of Wight. Perché lui ha fatto ha aperto è difficile, guarda che voi due siete bravissimi, io non sto capendo una minchia. Il criceto sta facendo ma molta niente. Fatica niente di niente. No, it's funny because the story with the Stones, we get there and they say to me, so we meet them all in the room, shake hands, hey, and they say, so one's it, who's the Italian one then? Ah, okay, perché sono arrivati i Rolling Stones. Who's the Italian one? And I say, oh, it's me, yeah. I said, I'm Scottish, Italian name, my father was Italian. Wait a minute, you're Scottish? And then he says, oh, fuck, if we'd have known that, we wouldn't have booked you. If we'd have known that, we wouldn't have had you on the gig. Okay. Dice che praticamente si sono incontrati. L'hanno preso perché era italiano. Allora, dov'è l'italiano? Sono io. Esatto. Sì, loro hanno detto, beh, allora sto italiano. Avessimo saputo che eri scozzese non ti prendevamo. Però penso sia stato molto bello il fatto che lui ha aperto il concerto, ma loro lo hanno anche chiamato sul palco, ci sono tipo due generazioni di mezzo, e hanno fatto insieme un pezzo del primo bluesman di tutti i tempi, Robert Johnson, quello che si dice abbia venduto l'anima al diavolo. Quindi bello, insomma, la connessione tra degli storici del blues, insomma, dei 65enni, e lui a rappresentare per lo stesso genere musicale, no? Nicky, visto che è il tuo mestiere, puoi presentare anche la prossima canzone di cui trovi il titolo scritto sul monitor? No, ma la conosco. Cammina Pisi dal Sunny Side Up, questo è Paolo Nutini. Tropical Pizza, Radio DJ. Bravo.